Se volete tutti i veicoli delle LC Enterprise Entreprise, come anche aggiunte denaro, aggiunte luxo, proprietà proprietari, più di del gioco, auto aggiunte rango, il tutto sul vostro account di GTA Online, per tutte le piattaforme oppure account moddati al prezzo più basso d'Italia, in assoluto potete contattare GTA Adoppati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. GTA Dopati, passi una volta, sei a posto a vi. Salve a tutti ragazzi, qui è Willix che vi parla per dirvi le ultime notizie scoperte dai nostri modders di fiducia riguardo il prossimo DLC, Los Santos Drug Wars, che uscirà martedì 13 dicembre. Questa notte è uscita una piccola info su ciò che ci sarà nel prossimo aggiornamento. Ed ecco ciò che un modder affidabile ci ha. Rivelato sui forum, allora in questo DLC avremo una cinquantina su per giù di nuovi posti per i veicoli. Ci sarà una nuova proprietà che secondo lui si chiamerà il Covo dei Giàggalo, non so se onestamente sarà acquistabile oppure pubblico in stile Autoraduno. Fatto sta che all'interno di questa proprietà ci sarà un'officina per i veicoli. Rockstar aggiungerà anche alcune delle armi tagliate nel DLC della polizia e avremo il fucile della polizia, una nuova mitraglietta, una versione speciale. Speciale dello storditore a tema poliziesco e il manganello della polizia. Qui invece abbiamo i contenuti che andremo a vedere con le varie missioni per i Giaggalo. abbiamo un aereo cargo. Dei rivali hippie dovremo salvare alcune droghe cucinate. Sempre in stile Breaking Bad. Dopodiché una missione riguardante qualcosa con delle sostanze chimiche possibilmente esplosive, un incidente del treno e altro ancora. Inoltre ci saranno anche dei nuovi collezionabili che saranno dei pupazzi di neve. Secondo un altro modder, avremo anche un nuovo veicolo di AO che sarà una terza versione della Entity. Per adesso sappiamo che tra i file si intitola Entity 3. Inoltre, nella copertina possiamo notare nuove scherze di armi e probabilmente ovviamente non è detto sia chiaro questa potrebbe essere la mitraglietta che ho citato prima tra le armi che Rockstar Games aggiungerà nel nuovo DLC se ci fate caso inoltre possiamo anche notare sia il volto tra le nuvole di un bigfoot che dei coniglietti probabilmente sarà ciò che vedremo con le allucinazioni assumendo questi psichedelici del nuovo DLC che effettivamente potrebbero essere molto a tema con quello che. con la droga che abbiamo già, ovvero il P.I.O.T.E., insomma, no? E quindi niente, staremo a vedere. Oggi preparatevi perché sicuramente tra le 3 e le 7, molto più probabile alle 5 di pomeriggio, uscirà il trailer ufficiale della Rockstar che vi posterò tranquillamente qui sul canale. Da ZWILX è tutto, noi ci sentiamo oggi, spero, credo, ma penso proprio di sì, con il prossimo video.